Manuel Spadafora dopo la sconfitta del Prodonero con il Savona. Allora, che gara è stata? Sicuramente passi avanti rispetto alle prime partite ci sono stati, si sono visti. Peccato per il risultato, perché siete stati in partita fino all'ultimo. Indubbiamente passi in avanti, quello poco ma sicuro. Dispiace per il risultato e dispiace soprattutto perché a volte, siccome siamo gli ultimi arrivati, non deve sembrare che la gente deve pensare che gli arbitri, non la gente, scusami, sbaglio, e devono pensare che non siamo gli ultimi arrivati e quindi ci danno la mano anche loro, perché così è dura. Già è dura perché noi comunque siamo un gruppo nuovo, un gruppo, molti sì sono confermati l'anno scorso, però molti sono nuovi, molti sono le prime armi della categoria e quindi è dura. Però se viene ogni domenica abbiamo alti e bassi, perché poi comunque pure del nostro ce lo mettiamo, però gli arbitri non ci danno una mano, è dura, così è dura. Poi a prescindere che sia Savona, che sia Chieri, che sia Sesto, siano qualsiasi squadra sia, così non va bene, perché secondo me il rigore è grosso come una casa, uno, almeno uno dei due, diciamo che uno dei due è clamoroso. Poi che mi dice che io non ho avuto la persona di fischiarlo è un altro discorso, perché così dimostri solo quello che dicevamo noi. Però passi in avanti, siamo contenti, c'è da lavorare, lavoreremo e in settimana si proveranno cose nuove, avremo modo di migliorare. Siamo sulla strada giusta, secondo me. Al netto degli errori arbitrali, soprattutto il primo rigore, come dicevi, era netto, che cosa vi è mancato oggi? Forse un pizzichino di malizia in certi frangenti. Le occasioni, dobbiamo dirlo, non sono mancate, soprattutto nell'ultima mezz'ora. Esatto, l'ultima mezz'ora penso che Savona è stato lì e ha rischiato, se non dico di pareggiarla, cioè non dico di perderla, ma di pareggiarla, perché secondo me se noi oggi finiamo la partita 2-2 noi non ci eravamo rubati niente, né come non si erano rubati niente anche loro, perché loro diciamo che hanno avuto 2-3 occasioni, l'hanno sfruttata nel miglior dei modi. Noi ne abbiamo avute 3, una clamorosa negli ultimi 10 minuti, che se sullo 0 sono sul 2-0 ancora, che se non fa le 3 parate di consecutivo il portiere, secondo me la partita diventa tutta un'altra partita. Poi sì, il mio gol sì, è stato un gran gol, perché da una palla forse finita là è riuscito il gol, però sono contento, per carità, però magari fosse venuto un attimo prima sarei stato ancora più contento, perché sarebbe stata tutta un'altra partita. Però sì, dobbiamo concretizzare meglio le poche occasioni che comunque abbiamo nella partita, perché ovviamente come squadre come Savona, squadre come Andrea Lecco, non avrai occasione, 5-6 occasioni a gol, quindi quelle 1-2 che hai devi sfruttare al massimo dei modi, perché sennò purtroppo siamo qui e parliamo sempre delle stesse cose.